bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si fanno i tulipani. Un antipasto facile e veloce che farà di sicuro impazzire i vostri ospiti. E oggi andiamo a vedere come lo si prepara. Per questa ricetta ci serviranno un mazzetto di erba cipollina, 3-4 foglie di basilico, 200 g di robiola fresca, 7 pomodori piccadilli, sale e pepe. Per prima cosa mettiamo la robiola in una bowl. Il basilico. Il pizzico di pepe. E il pizzico di sale. Ora prendiamo un frullatore e appunto frulliamo tutto fino a ottenere una crema omogenea. Abbiamo messo la nostra crema in una sacca poche e ora non ci rimane altro che occuparci dei pomodori piccadilli. E li tagliamo per 3/4 della loro lunghezza, proprio così, lasciando solamente 1 cm dalla parte della base. Ora, aiutandoci con un cucchiaino, li svuotiamo per bene dai loro semini. E poi continueremo questo procedimento per tutti gli altri pomodori piccadilli. Il prossimo passaggio sarà riempire i nostri pomodori con la crema di robiola e basilico. Li facciamo belli pieni. E li sistemiamo sul nostro tagliere. E poi continuiamo questo procedimento finché non li abbiamo finiti tutti. Abbiamo disposto il nostro mazzetto di erba cipollina su un bel piatto da portata e ora ci facciamo un bellissimo fiocchetto rosso. Molto bene, ora ci adagiamo sopra il nostro mazzetto i nostri pomodori ripieni. Ed ecco com'è venuto il nostro bouquet di tulipani. Ed ora ragazzi siamo arrivati al mio momento preferito, cioè l'assaggio. E ora ne mangio appunto uno insieme a voi. Sono buonissimi ragazzi, veramente spettacolari. C'è la corposità del formaggio, dopo c'è il delizioso pomodoro piccadilli. Insomma, sono buonissimi veramente ragazzi, li dovete provare. Ecco ragazzi, come potete vedere il mio spuntino si è concluso e ora non mi rimane altro che dirvi che vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like, tanti commenti come spero che sia e noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao!